Ho ascoltato le tue idee, le tue proposte, le tue speranze, i tuoi bisogni. Insieme possiamo dare alla nostra Foggia lo sviluppo che merita. E quindi ascoltare l'uomo Gianni Mongelli, perché attraverso la sua esperienza noi non dobbiamo cancellare, così come molte volte la cattiva politica è abituata a fare, ma dobbiamo acquisire tutte le situazioni positive che ha messo in campo Gianni Mongelli e cercare di migliorare. Ma o capiamo che abbiamo avuto un'eredità che si chiama decreto salvamenti, che io devo portare il rigore avanti alla Corte dei Conti e il mantenimento degli equilibri di bilancio, dove sul bilancio di questo decreto salvamenti vi erano 3 milioni e 2 di debiti fuori bilancio. Io me ne sono ritrovati ogni anno da sentenze 7 milioni e 6. Ho ascoltato le tue idee, le tue proposte, le tue speranze, i tuoi bisogni. Insieme possiamo dare alla nostra Foggia lo sviluppo che merita.